Ciao a tutti ragazzi, io sono il vostro Riccardo del mio mondo giocoloso e quest'oggi video super speciale perché devo assolutamente mostrarvi una cosa. Questa è casa mia, ho la fortuna di vivere in campagna, avere spazi abbastanza grandi, ecco, in cui sguazzare, in cui muovermi. Questa è la mia casa, insomma, non è di certo piccola. E devo parlarvi di alcune cose. Allora, per prima cosa ho una bellissima notizia. Io non sono più riuscito a fare video. Innanzitutto sono stato in villaggio, come qualcuno saprà. Ho lavorato in un villaggio turistico per 4 mesi. Ho concluso metà settembre e da metà settembre sono tornato a casa, sono andato in Spagna e poi ero abbastanza libero. Però, nonostante tutto, non sono riuscito a fare video, ne ho fatti veramente pochissimi perché, ragazzi, ci sono motivi di spazio, ovvero a casa mia, per vari motivi, non ho più modo di fare video dentro la casa. E quindi non riuscivo, non voglio fare video così all'aria aperta perché non si sente niente, l'audio fa schifo. Finché sono io che chiacchiero così, chi se ne frega, ma se poi devo fare dei video fatti bene, qui vi insegno qualcosa di giocoleria o così via, insomma, quindi ho bisogno di un punto in cui dedicare il tempo e stare fisso là e fare video in maniera un po' più seria. Quindi arriviamo a questo. Questo è il garage di casa mia. Siamo in aperta campagna, si vede per la legna in giro e tutto. Ragazzi, questa è casa mia. Noi abbiamo questo garage. Cioè, questo non è casa mia, questo è il garage che abbiamo. Questo garage l'abbiamo fatto fare da un'impresa edile anni fa. Momento gioco con il cagnolino. Barney, guardatelo. Sei pronto? Guardatelo che salti che fa. Ehi! È un mostro, eh. E ora gliela lancio. Vai Bernie! Guardatelo che bravo. Questo cane è il mio cane Bernie. Ama giocare con la pallina. Guardate, me la riporta. Ogni tanto te la lascia qua, ogni tanto la porta in giro. Insomma, vuole che lo insegui e gliela prendi. Questo garage l'abbiamo fatto fare da un'impresa edile, o edile come si dice. Poi però a metà del percorso abbiamo detto, quando le fondamenta c'erano ed era su tutto, bastava fare le malte, ecco. Abbiamo detto no, dai, famo noi le malte che così impariamo. Ed è per questo che non è proprio bellissimo d'aspetto, come vedete, è un po' irregolare, non è una struttura normale, ma è un po' a strati alterni, un po' strani, insomma, non è proprio il massimo. Però nonostante l'aspetto funziona, rimane su, non è mandato giù, non ci sono crepe, non c'è niente, ha l'elettricità, ha gli allacciamenti dell'acqua, insomma c'è tutto, capito? E quindi a posto, abbiamo le prese della corrente, che questa mi sarà tanto utile, e quindi io in questo weekend, oggi è lunedì, e ragazzi, scusate, stavo guardando, innanzitutto novità, la mia fidanzata mi ha regalato questo orologio con cui posso vedere commenti, email e tutto direttamente da qua, che è bellissimo. Che uso anche per cioccolerie e robe varie. Ragazzi, tutto questo adesso è la mia nuova zona di riprese. Io ho passato questo weekend, l'audio non è ancora al massimo, devo lavorarci su, però intanto ho una postazione in cui fare roba, ragazzi, che figata. Questi video li potrò girare qua, tutta questa zona, l'altra metà del garage è tutta piena di attrezzature, tutta questa parte di garage che sono circa 6 metri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passi larghetti, quindi saranno all'incirca 6 metri. Scusate il disastro di rumore, ma i vicini stanno tagliando l'erba. Proprio adesso che sto registrando, li ringrazio, devono proprio tagliare l'erba adesso. O l'erba, la legna, qualcosa. Comunque ragazzi, io questo weekend ho passato tutto il sabato e tutta la domenica invece di divertirmi e andare in giro, tutto il tempo a sistemare qua. Dovete sapere che qua c'era muffa dappertutto per terra, vedete? Vedete, adesso è arrivata una notifica su Google o qualcosa e mi arriva qua. E possiamo anche muoverci, adesso voi non lo vedrete, ma posso muovermi e vedere bene i messaggi. Figata. Così mentre sto giocolando, andando a correre col cellulare in tasca, posso vedere tutto da qua. Bellissimo. Qua c'erano materassi, c'erano robe buttate dappertutto e mi sono messo, ho tolto tutto, ho pulito per terra, ho tolto la muffa. Insomma, un lavorone, ci ho piegato un botto e c'erano un casino di mobili che poi, almeno in parte, li possiamo vedere qua, almeno in parte. Questa è tipo la metà di roba che c'era. Quindi ragazzi, immaginate quanto lavoro c'è dietro. Visto che mi dispiace non fare video, mi manca non fare video, ho deciso proprio di lavorare in questo punto.
Adesso i video, io ho notato che l'audio è molto meglio dall'altra parte. Dove sto parlando adesso c'è troppo eco. Se pian piano mi sposto in questa zona, soprattutto se poi chiudo la porta, che sennò mi casino tutto, se io parlo in questa zona, sentiamo che l'audio è meno rimbombante, mentre c'è molto più riverbero se io sto da questa parte, perché c'è un buco lassù ed è molto più vuoto qua. Quindi penso che i video mi toccherà farli più da questa parte. Il mio piano è quello di prendere due pannelli, un green screen e un altro pannello monocolore, adesso vedrò che colore o altro, anche dipende da cosa trovo, i prezzi, e attaccarli da due parti, che ne so, questa parete e quella parete, anche se c'è quella finestra che dà molto fastidio se ci attacco qualcosa, quindi dovrei prima bloccare la luce e poi metterci il pannello. Si vedrà, non ho assolutamente idea ancora precisamente di come fare. Quindi ragazzi, questa è la mia postazione, non è ancora pronta del tutto, ovviamente questo armadio e questo armadio andranno uno in un angolo, uno nell'altro angolo là, quindi questo armadio qua e questo armadio andrà là, perché così in mezzo dà un fastidio. Questo divano adesso lo dovrò pulire, che vedete è ancora sporchissimo, e sto pensando di riutilizzarlo nei video, quando ci sono alcuni video che li posso fare tranquillamente da seduto, anche per estetica, così l'inquadratura è più piccola. Quando non devo lanciare palline tanto alto, potrei stare seduto qua a fare il video, però ovviamente questo divano è un po' rovinato come vedete qua e là, quindi sto vedendo se buttarlo via oppure tenerlo pulendolo bene, vedere anche il risultato una volta pulito e metterci un copridivano, insomma, vediamo. Poi ho anche questo puffetto che è morbido, che è ancora sporco, ma si pulirà, non c'è problema, e penso di riutilizzare questo tipo nei video, visto che è figo appoggiarci le palline sopra, quindi quando io devo fare qualcosa ho le palline là sopra e se le devo aggiungere le prendo. Vediamo, insomma, comunque anche l'estetica non è male. E poi questa è anche una zona dove passarci del tempo, in cui mi posso anche portare il computer, mi attacco una bella ciabattona, c'è un'unica presa, questa presa, quindi devo attaccare una bella ciabatta elettrica, ci attacco tutte le robe, il computer, ho tutto quel che serve, poi qua ho due faretti, un faretto e un altro faretto là sopra che attacco ai due treppiedi e li lascio fissi in posizione pronti. Il vantaggio di avere una postazione fissa è che non devo ogni volta tirare fuori l'attrezzatura, cercare l'inquadratura e tutto, cercare le luci, come metterle, ma qua posso lasciare tutto fisso e pum. Prima, se devo fare una ripresa, dovevo liberare la stanza apposta, dovevo sistemare tutto, dovevo trovare l'inquadratura, trovare come fare le riprese, poi sistemare le luci, era un casino. Ci impiegavo tantissimo, se dovevo fare un video non aveva neanche senso. Quindi mi toccava fare, visto che ormai facevo tutto lo sbattimento, dovevo farne almeno 3-4, se no non aveva senso farsi lo sbattimento di mezz'ora, 40 minuti per sistemare, preparare tutto, che poi in verità facevo un video di 5-10 minuti. E quindi ho detto, beh, se devo fare lo sbattimento di 30-40 minuti di preparazione, devo fare almeno 3-4 video. E quindi devo trovare il tempo necessario. E questo rimanda molti tempi. Invece così posso lavorare molto bene, in cui lascio tutto già preparato. Una volta che ho trovato il set, come posizionare il tutto, a posto. Io vengo qua, faccio il video, in 20 minuti faccio un video da 5-10 minuti, che è ottimo, con errori in mezzo e tutto, che poi si andranno a tagliare. E quindi ragazzi, è ottimo, continuano ad arrivare notifiche e quindi questa è la novità più grossa. Poi ragazzi, seconda novità. Io prima avevo una partnership di cacca, per non dire parolacce, in cui io, sapete, con YouTube si può guadagnare. Il mio canale non è grossissimo, però 3.000 persone per parlare di giocoleria obiettivamente è gigantesco. In Italia non penso ci sia qualcun altro che possa vantare 3.000 iscritti parlando di giocoleria. È tantissimo, ragazzi. Se io faccio un canale YouTube sul calcio, 3.000 iscritti sono niente, non sono niente. Ma 3.000 iscritti per parlare di giocoleria, penso che sia buono, almeno per me già 1.000 erano tantissimi e sono davvero orgoglioso di questo. Il canale continua ad avere molto supporto da parte di tantissimi utenti, continua ad avere tante visite, commenti. Insomma, non sto più caricando video, ma ci sono sempre 5.000 visite mensili minime. Ragazzi, per me sono tantissime. Il mio video di lezioni in tre palline ha raggiunto 30.000 visite, 30.000, siete pazzi? E sono felice. Quindi ragazzi, la partnership che avevo mi doveva pagare, però mi dava il 30% del 50%
di contenuti che generavo. Quindi, se io generavo 1000 euro di introiti con le pubblicità, loro mi davano il 30% del 50%. Quindi, su 1000 euro mi davano 500 euro, sì, dei 500 euro mi davano il 30%, perché non ero con Google, con YouTube stessa, ma con un terziario, con un partner, Makers Studio, una roba del genere, che insomma non è proprio il massimo. Invece io sono riuscito finalmente a togliermi da questi qua che mi pagavano con assegno, e questo assegno che arrivava dall'America mi arrivavano gli assegni da 50 dollari che poi convertiti in euro sono 42 euro. Toh. Poi vai in banca a farteli convertire e di 50, di 42 euro te ne davano 8, 9, 10 perché ci sono tasse e se no che arriva dall'America è tutto che poi non ti rimane niente. Quindi ho una collezione di una decina, quindicina di assegni da 50 dollari. Di questi qua perché non li posso cambiare, non ha neanche senso, ragazzi. Quindi li ho tenuti come ricordo e non ci ho mai guadagnato un euro da YouTube. Allora sono riuscito finalmente a togliermi da questa epopea di partner che non riuscivo a togliermi perché c'erano vicissitudini varie che non mi permettevano di sciogliere il contratto. Finalmente, da tipo 5 giorni, oggi è lunedì, che giorno è oggi? Oggi è lunedì 4 marzo o 3 marzo, no, 3 aprile, scusate. Oggi è lunedì 3 aprile e finalmente da 2 giorni mi sono sciolto, ho sciolto il contratto con questa partner. Stamattina mi sono svegliato, lunedì 3 aprile, mi sono svegliato, ho aperto YouTube e la Google in sé, Google AdSense, mi ha chiesto direttamente di entrare a diventare partner con loro. Io ho subito accettato, ho dovuto fare una richiesta in cui spiegavo vari dettagli, bla bla bla. Loro mi hanno detto va bene, ti invieremo un'email in cui ti faremo sapere. Con l'altre partner ci vuole anche 2 o 3 settimane per essere accettati. Con loro, dopo 20 minuti, sono andato a comprare il pane, tornato a casa, 20 minuti, ero stato accettato e mi hanno detto cominciamo a monetizzare i tuoi video. Va bene, e quindi adesso sono partner con Google Diretta e vediamo come andrà. Insomma, chiaramente il mio obiettivo non è diventare ricco con video sulla giocoleria, ma se riesco a guadagnarci qualcosina senza variare contenuti o altro, ma essendo sempre io, perché no? Insomma, penso che non dia fastidio a nessuno e di certo io non mi arrabbio se mi danno qualche soldo. Detto questo, il mio obiettivo adesso sarebbe quello di fare un video al giorno, utilizzando questa postazione, ottimizzando i tempi il massimo possibile, facendo i video principalmente la mattina in cui sono molto libero. Penso di riuscire a realizzare un video al giorno. Ho cambiato connessione, siamo riusciti a farci arrivare una connessione molto veloce, abbiamo una 50-60 mega, che non è assolutamente male. Prima avevo l'upload da 500 kB al secondo, adesso 10 mega al secondo, che c'è una bella differenza. Non abbiamo la fibra ottica, però abbiamo un 4G che è come l'internet per i cellulari, che è abbastanza veloce, insomma. E spero che basterà per i video. Adesso i miei progetti sono questi. Ora vedrò se riuscirò a caricare un video al giorno, oppure 3 video alla settimana, 2 video alla settimana. Vedrò, sto sperimentando perché se faccio un video al giorno non posso fare 7 tutorial a settimana. Devo variare tanto e quindi sto sperimentando tantissime tipologie di video. Guardatelo. Ciao! Sto sperimentando tantissime tipologie di video. Per rendere il tutto meno noioso, più interattivo, più divertente, più di intrattenimento possibile. Ci devo lavorare su, ragazzi, spero che il progetto possa interessarvi, possa piacere, incuriosirvi e ci vediamo prestissimo perché arriveranno un botto di contenuti a momenti. Ciao a tutti, ragazzi, a prestissimo.